Ben ritrovati, salve a tutti, siamo sempre qui puntuali in onda come ogni settimana per parlare insieme a voi cittadini, darvi le ultime novità, lo faremo insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del CODA Cons Cosenza, bentornato avvocato, Bentrovati. Sì, abbiamo diverse novità oggi da dare, cose positive. ci sono, come era auspicabile, qualche intervento, diciamo, per dare aiuto, alle famiglie, diciamo, è intervenuto ed è già in vigore. Per cui si spazia sia per l'aumento, che ne parleremo, aumento della pensione di reversibilità, cioè un piccolo aumento automatico, sia a dei bonus che possono essere sfruttati per l'anno 2021 per chi ha i figli all'università o che hanno necessità di effettuare qualche corso post laurea. Ne Quindi ne parliamo tra poco. parliamo Avvocato, tra poco, intanto sì. salutiamo i nostri ospiti, collegamento via Skype, i nostri consulenti, ormai sono diventati indispensabili. Vedo già pronto Cristian Scalmazzi, bentornato. Buonasera a tutti. Salve, Bentornato a Cristian Scalmazzi e Marielle Ippolito, bentornata anche a lei. E buonasera, tra bentrovati. poco vedremo se in questa settimana ci sono delle novità. Io dico sempre, speriamo di dare belle notizie, no, ai nostri telespettatori che già devono combattere con tanti problemi, no, quotidianamente, problemi economici, anche problemi di salute, perché in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid, purtroppo le altre patologie sembrano essere passate in secondo piano, quindi ci sono, ahimè, purtroppo, lo vediamo dalle segnalazioni che ci arrivano quotidianamente. Sembra difficile, no, avere una visita per una patologia che non sia il Covid, è difficile, insomma, ottenere il rinnovo dei piani terapeutici, capisco, insomma, che c'è l'emergenza, ci sono le disposizioni stringenti anche per l'accesso, no, negli ambulatori, però purtroppo queste malattie, avvocato, cioè, non si fermano. Sì, Credo che anche voi al CODA, ne insomma, arrivano molte segnalazioni, perché ricordiamo che la richiesta, il diritto alla salute è inviolabile, è un diritto certo. che ancora la Carta Costituzionale ci garantisce. Praticamente da quando è iniziata la pandemia, quindi da marzo 2020, in Italia perlomeno si è rinunciato a fare prevenzione, che è la cosa più tragica che poteva succedere, perché praticamente gli effetti veramente tragici si osserveranno nei mesi successivi, perché sappiamo benissimo che quando c'è bisogno, c'è un'indicazione medica per effettuare esami diagnostici molto indaginosi perché lo richiede il sintomo della malattia, quelli non possono tollerare assolutamente ritardi, perché ricordiamo che molte patologie, soprattutto tumorali, ecco, ritardare l'esatta diagnosi anche di un mese solo è lo scrimine fra la vita e la morte, per Certo. cui in tutto questo, l'anno 2020, ma sta perdurando questa situazione, veramente è cessata la prevenzione, oltre ad avere difficoltà proprio per effettuare proprio i propri protocolli terapeutici. Voglio ricordare che chi ha però necessità, perché sappiamo che molti ospedali sono stati riconvertiti, per cui quelle prestazioni anche diagnostiche che prima si facevano, quelle naturalmente che rivestono carattere, diciamo, più urgente, Certo. diciamo, per la sintomatologia, sono tutti Covid, per cui ricordiamo a tutti i cittadini che comunque quando c'è un'indicazione medica ad effettuare quella prestazione, benché gli ospedali siano, fra virgolette, inibiti per questo tipo di prestazione, si può sempre ricorrere in via d'urgenza, quindi avendo una pronuncia veramente in brevissimo tempo, sempre al giudice, Tribunale Lavoro e Previdenza del luogo dove uno abita, perché poi sarà l'azienda sanitaria a doversi districare e assicurare comunque al Certo. cittadino la prestazione, perché ricordiamoci, non c'è solamente il Covid, cioè tutto il resto cammina, non è che gli italiani sono tutti quanti diventati sani, Esatto.
Beh, è chiaro. E c'è solamente il lo Covid dico ai da... nostri telespettatori, magari ci perché sono ne arrivano molti. moltissime e sono situazioni disperate che non sanno assolutamente dove andare, per cui Il ecco. problema, in effetti, cioè già si combatte contro la malattia, poi si combatte contro questi ostacoli, no, burocratici o di altra natura. Quindi io lo dico ai nostri telespettatori, se ci sono questi problemi non vi arrendete, la prevenzione è importante, il diritto alla salute è un diritto che non può essere assolutamente negato. Se non sapete come muovervi, cosa fare? Ci sono le associazioni dei consumatori sul territorio. Tutto il Su tutto il territorio. territorio calabrese ci sono associazioni dei consumatori Su che... tutto il territorio calabrese, ma nazionali in modo veramente capillare, per cui non bisogna avere alcun timore perché, diciamo, quando si tratta di salute bisogna anche intervenire urgentemente per un fatto di prevenzione, Certo. per cui non ce la dimentichiamo, per cui i mezzi per avere queste prestazioni ci sono. Quindi non aspettiamo che termini la pandemia perché si rischia veramente Ecco, molto, infatti ecco. anche sul rinnovo dei piani terapeutici, quelli sono fondamentali spesso per ottenere dei farmaci che altrimenti non vengono erogati dal servizio sanitario e si tratta spesso di farmaci molto molto costosi, quindi è necessario. Sempre per quel principio di uguaglianza, perché praticamente è vero che c'è larvatamente da molti anni, ci sono i cittadini di serie E, i cittadini di serie B, ci sono i cittadini che hanno disponibilità, che hanno il diritto alla salute, alla scuola e a tutto quello, tutti i diritti sono garantiti, chi naturalmente ha poche risorse, la realtà è questo. Ne La parliamo tra realtà è poco, avvocato, questo. perché abbiamo già una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Dato che da Cosenza. Una domanda rivolta all'Associazione dei Consumatori, che se ne parla tanto, ma Prego. ci pensano a tutelare anche chi lavora onestamente e con busta paga? Perché in questo periodo è escluso da tutto chi lavora con busta paga. Lo Stato sta dando tutto a favore, lo ripeto ancora un'altra volta, ci ho chiamato per questo, a chi lavora in nero, li chiama gli inadempienti. Ma una domanda se la vogliono porre questi inadempienti come hanno fatto fino adesso a vivere. Quando vanno a proporre la domanda di reddito di cittadinanza nel 2020, nel 2021, il reddito di cittadinanza già esiste da 2 anni, come mai non l'hanno fatto prima? Se la vogliono porre una domanda, vogliono indagare, le associazioni vogliono tutelare anche chi lavora con la busta paga ma percepisce un minimo stipendio. Che fanno finta di niente, stanno al gioco tutti, sindacati, CAF, tutti quanti. Poi per non dire i CAF, lo schifo che succede nei CAF, perché nei CAF non va mai indagare nessuno, ma è tutto da lì che parte. Perché se io vado nel CAF, mi insegnano loro come avere un buono spesa anche se lavoro con la busta paga. Non lo voglio fare, ma se no lo posso fare, tanto non ti indaga nessuno. Allora, noi Però non è partiamo sempre, giusto. sì, abbiamo capito, è uno sfogo, noi accettiamo chiaramente questo, però Ma partiamo certo. sempre che si agisce secondo sempre Ma legalità. secondo Se non ci ci agisce sono chiaramente nessuno, delle secondo dignità ingiustizie, non ci agisce nessuno, non ci se ci agisce sono nessuno. chiaramente delle illegalità di cui uno è a conoscenza, avvocato, bisogna No, chiaramente denunciate, vanno è chiaro. assolutamente, ma guardate, per forza di cose vanno assolutamente, perché Beh, è chiaro. vanno assolutamente denunciate, altrimenti si rischia di favorire questi fenomeni. Chi Poi io non voglio dire che nei denuncia. CAF si lavora tanto, Sì, ma come in quindi tante altre, ecco. chi non denuncia favorisce un sistema che si assume che sia malato. Allora, quando si Quindi dà si il fa reddito di cittadinanza o di emergenza, si agisce sempre secondo quanto viene stabilito dalle stabilito. normative, quindi Sì, perfetto, per cui se si sanno che ci sono delle distonie bisogna assolutamente denunciarle. Certo, perché in base alla documentazione sempre, no, si inoltrano le Sempre, domande. Giusto per chiarire, non non è in è che viene favorito chi autocertificazione. lavora a nero e chi Assolutamente lavora. Ecco, no, non assolutamente. viene, ci sono, vengono esclusivamente in base a documentazione che viene prodotta, quindi non c'è autodichiarazione. Quindi lì quello che esce dalla documentazione che si porta, stato di famiglia, certificato ISE e quant'altro, cioè quello è quello che fa fede ai fini della concessione, che poi
Le cronache ci rimandano che ci sono delle truffe, quelle vanno denunciate ed è giusto che vadano denunciate. Abbiamo visto anche che ci sono state delle operazioni delle forze Ma dell'ordine che tante, controllano certo. chiaramente su quanto avviene, no? Perché, Poi per chi i lavoratori dipendenti, quindi con busta paga come il telespettatore, le associazioni di consumatori gratuitamente fanno associazioni di consumatori, diciamo, interessi che riguardano la collettività. Noi non siamo né sindacato né patronato e né tantomeno ci sostituiamo ad altre figure che dal dopoguerra sono presenti in Italia, per cui i lavoratori dipendenti hanno i loro sindacati, i pensionati hanno i loro sindacati, i patronati fanno il loro lavoro sia per pensionati, disoccupati, occupati, eccetera, eccetera. E quindi è questo, quindi diciamo ecco la differenza, perché se no non... Beh, è chiaro essere precisi. Poi noi precisi, certo, chiaramente in questo spazio accogliamo veramente tutti e capisco anche lo sfogo, no, dei nostri telespettatori. Ma fanno bene perché va bene... praticamente è ovvio che il telespettatore, come moltissime lamentele che arrivano in associazione, il telespettatore lavora, prenderà anche uno stipendio non alto e quindi dice magari c'è una famiglia accanto che gode di reddito di cittadinanza, prende lo stesso mio stipendio, io lavoro e loro no. Magari non arriva neanche lo stipendio tutti i mesi. Non arriva nemmeno casi. Tutti i mesi, se poi ci sono le crisi aziendali magari subisce anche, diciamo, il fenomeno della cassa integrazione con la decurtazione dello stipendio che ha, per cui sono tutte delle situazioni di un sistema sicuramente malato, però poi ci sono i modi e i mezzi di legge per denunciarli. Insomma. Beh, è chiaro, deve partire da una denuncia all'associazione dei consumatori, non è che va a vedere che cosa succede con tutti. Assolutamente, assolutamente non può, non potrebbe, non è istituzionalmente, si crea per questo. Capiamo benissimo che lo sfogo del telespettatore, certo, è il sentire comune, diciamo, delle persone che stanno subendo, diciamo, questa situazione, questa grave crisi economica. Beh, è chiaro che ci sono stati dei furbetti, no, che hanno approfittato di questa situazione di emergenza e molti sono stati beccati dalle forze dell'ordine, che dobbiamo chiaramente ringraziare per il lavoro che fanno. Però tra queste persone che fanno richiesta di reddito di cittadinanza, di emergenza, ci sono persone che davvero hanno fame, ecco, ci sono delle situazioni è reali. È stato soddisfatto un bisogno alimentare, non soltanto per andare Infatti, a comprare l'elettrodomestico. È certo. chiaro, insomma, ci sono queste due facce. Certo, certo. Nel momento, chiaramente sono delle misure che sono state varate proprio per venire incontro, no, ad una fascia di popolazione che ha disagio, ecco, certo, delle serie difficoltà, e credetemi, c'è davvero il disagio, la difficoltà per molte famiglie davvero alimentare. Ecco. Alimentare, certo. Ed è una cosa, siamo nel 2021 e purtroppo ascoltiamo anche queste storie. Ripeto, le legalità vanno denunciate, però chi ha bisogno va sostenuto. Ma certo. Questo è importante. La telefonata intanto, pronto? Buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto. Intanto volevo fare i complimenti a voi per la trasmissione. Grazie. Poi volevo un'informazione quando ero per l'avvocato. Siccome lavoro nella ristorazione. Nella ristorazione? Chiedo scusa. Sì. Ok. Sì. È da marzo che siamo fermi, siamo in cassa integrazione. E avevo sospeso il mutuo per 9 mesi. Sì. Dopo tanti tentativi, finalmente siamo riusciti a sospendere. Adesso si dovrebbe riprendere di nuovo, se non sbaglio, maggio e giugno. Volevo sapere se era possibile eventualmente rimandare di altri 2 o 3 mesi, se non ritorna tutto un pochettino alla normalità, oppure, non lo so, ci dobbiamo sacrificare. Allora, sì, noi di settimana in settimana siamo qui. Tenete presente che la moratoria del mutuo a cui voi avete avuto accesso è causa Covid,
No, scusate, io ho fatto, scusate, Sì, scusate prego. se vi interrompo, siccome io sono separato, ho fatto la richiesta, non sono entrato in questo, ho fatto con quella per la perdita di lavoro, Ah, non mi avete ricordo come si fatto chiama. la moratoria semplice, la moratoria Sì. quella E me l'hanno accettato. che preesisteva prima del Covid, è la perdita del lavoro oppure la separazione, quindi la mutazione, diciamo, anche in peggio, diciamo, dello stato economico, e questa è la moratoria prima del Covid. Durante il Covid c'è stata la moratoria per il Covid. Adesso, in virtù del Covid, deve essere emanata, ma c'è già nei decreti, praticamente anche per tutto il 2021, praticamente la moratoria Covid, legata però all'emergenza Covid, andando a dimostrare naturalmente che da questa emergenza Covid, comunque voi ne avete subito naturalmente un pregiudizio, ma è nelle cose. Ed è stata prorogata per tutto il 2021. Bisogna semplicemente andare a leggere i decreti attuativi, per cui esiste questa possibilità per tutto il 2021, per Covid però, che si Ho possano capito. mutuo prima casa, sempre ricordiamolo, mutuo prima casa, di portarlo per tutto il 2021, avere questa moratoria che è Covid, che non il fatto che voi avete fatto la moratoria, quella che preesisteva da anni. Quindi non è di ostacolo, per cui man mano ecco che ci seguite, ma Quindi voi anche dite che, scusate. potete accedere, però dobbiamo aspettare i decreti attuativi perché vi spostate da Ah, ho una capito. moratoria normale ad una moratoria, Causa diciamo, Covid, causa Covid. quindi una Ho situazione di capito, ho emergenza. Io capito, ne ho capito. approfitto della sua telefonata. Lei mi diceva che nel settore della ristorazione, no? Noi facciamo ascoltare davvero la voce di chi è stato maggiormente colpito, no? Da questa crisi sanitaria e quindi crisi economica. Quindi la sua attività è ferma da marzo, ha ripreso poi quando insomma eravamo in zona gialla, poi è stato richiuso, oppure No, 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 non l'ho ripresa proprio, non l'ho non ha ripresa proprio perché proprio. il locale è piccolino e quindi non ne valeva Quindi la lei pena. dal primo lockdown, quindi non è riuscito poi più. Non abbiamo più, no, Voi Lei siete in stavamo cassa organizzando. integrazione? Sì, in cassa integrazione. Che adesso magari. C'eravamo convinti e ci stavamo organizzando per riaprire verso ottobre, però poi sono risaliti di nuovo i contagi, di nuovo regole, legge, compagnia bella, e quindi ci abbiamo lasciato stare. Perché se adesso state a sentire, forse ce lo dice il dottore Scammazzi o la dottoressa Ippolito, per altre 26 settimane alla cassa integrazione c'è stata una proroga, per Chi ce lo cui dice? sì, La infatti sì. dottoressa. Una rovina per come li mandano e quando li mandano ogni volta, ogni 75 giorni, ogni 70 giorni, Però per ogni fortuna 90 che c'è giorni, però, cioè è Certo, un il suo. casino per quanto riguarda le bollette, non si può organizzare su niente. Noi abbiamo pure due figli a casa. Certo, quanti dipendenti in questo ristorante? Tre. Tre dipendenti tutti in cassa integrazione, sono Sì. arrivate un po' le casse, ci sono arrivati questi E vi soldi? ripeto, arrivano però, arrivano quando ogni 3 mesi, ogni 90 giorni. Quindi insomma la Siamo situazione. veramente quasi, non dico alla disperazione, ma ci manca poco. Capiamo, facciamo intervenire la dottoressa Ippolito oppure il dottore Scalmazzi? La dottoressa Ippolito, vedo già pronta. Scusate se faccio un'altra domanda. Io Allora, non la so cassa come mai non integrazione. riescono ad organizzare una cosa più semplice nei pagamenti, tipo come fanno con la Sentite i consulenti che disoccupazione, adesso ve con lo l'ANAS. dicono, e ha ragione perché non Non c'è so continuità perché. di pagamento, regolarità di pagamento anche della cassa integrazione, ecco quello che si lamenta molto, perché oltre che molto meno di quello che percepivano, lamenta il telespettatore giustamente che non c'è nemmeno regolarità di pagamento, quindi Quindi non, uno non, le co bollette, il mangiare non sa quando fa, cioè non la so spesa quando la quando la fa, faccio, certo. ecco, la bolletta come la pago quando ci arriva la cassa integrazione oppure aspetto il Io ho la giorno? macchina pure acquistata le metà 2019
e quindi ho dovuto bloccare pure la macchina per ogni 3 mesi l'ho bloccata, però mi dicono che dopo i 6 mesi non si può sospendere più. E quindi siamo stati costretti a continuare a pagare anche la macchina. Non vi dico, certo, una serie di difficoltà. Tanto, tanto. Rimanga con noi perché abbiamo la dottoressa Ippolito, la nostra consulente, sì, no? Questo... Purtroppo ritengo, ma non credo che sia una mia opinione soggettiva, penso che il parere sia oggettivo in questo caso, la cassa integrazione si sta mostrando essere una misura inadeguata rispetto naturalmente alle esigenze di tutta la massa dei lavoratori. E a differenza del reddito di cittadinanza che sta sussidiando chi effettivamente si è trovato in una condizione di mancanza di lavoro da sempre, la cassa integrazione è inadeguata perché innanzitutto non rispetta i parametri di un cedolino mensile ordinario che il lavoratore si è sempre visto arrivare ogni fine mese. E per giunta c'è anche l'aggravio del fatto che arriva ogni 90 giorni. Un poco c'è stato un miglioramento perché sembra che si siano ridotti i tempi di arrivo, ma parliamo che anziché 90 giorni arriva ogni 60, quindi comunque pensiamo che la misura è sempre comunque inadeguata. Poi tutti i lavoratori, chi ha la rata della macchina, chi ha la rata del mutuo, giustamente da 1000 euro se ne trovano ad arrivare 600-650, effettivamente è veramente disagiante. Io mi appello alle istituzioni perché comunque dovrebbe, quantomeno stanno pensando ad aumentare e a dare più sussidi ai percettori di reddito di cittadinanza, anziché interessarsi di adeguare la cassa integrazione e tutti coloro che sono lavoratori, che lavorano da una vita, a fargli arrivare uno stipendio, fra virgolette, decente, in grado di poter sostentare una famiglia. Certo, io volevo fare intervenire anche il dottore Scalmazzi perché quello che ci ha raccontato il nostro telespettatore, che noi ringraziamo, perché è anche difficile, no, raccontare in una diretta televisiva le ansie, le difficoltà che uno incontra, no? Un'attività avviata che poi a causa di un'emergenza sanitaria è costretta a chiudere, riaprire non conviene per molte, soprattutto per le piccole, no, attività, piccole attività di ristorazione, 3 dipendenti, gli investimenti magari per adeguare sono eccessivi, no? Per chi ha un'attività piccola e quindi ci si ritrova in questa situazione. Dottore Scalmazzi, insomma, questa è la fotografia reale, no, di quello che sta purtroppo accadendo e noi continueremo in questo spazio a dare voce davvero a tutti i cittadini e gli imprenditori che si trovano in questa difficoltà, sperando, no, di riuscire a far arrivare questa voce a chi ha il potere, la cabina di comando, di regia. Certo. Dottore Scalmazzi. Di nuovo buonasera. A me avrebbe fatto piacere capire quanto il nostro telespettatore avesse ricevuto come ristori e soprattutto se aveva ricevuto tutte le misure a sostegno soprattutto del suo settore, perché il settore comunque della ristorazione è, insieme a quello dell'attività di bar, è quello che ha subito insieme al settore alberghiero le maggiori ripercussioni di questa crisi causata dal Covid. Quindi, lo possiamo chiedere, dottore Scalmazzi, credo sia ancora in linea. Sì, ci sono. Sì, può sì, ci hanno mandato una media, l'ha detto anche la dottoressa poco fa, è una media di 600-650 euro al mese. Avete ricevuto come dipendente. Come dipendente, ma il datore di lavoro, il proprietario, ha ricevuto, se voi sapete. I ristori. Sì, ha ricevuto, però non vi so dire la cifra. Ok. Sì, però ha ricevuto la cifra dei dipendenti, dell'ultima però tranche collegata al blocco del periodo natalizio? Sì, l'hanno mandato. Ho capito.
Quindi questa è comunque No, una quella buona di Natale, notizia. quella di Natale no, quella di dicembre no, fino a ottobre hanno mandato. E poi le due tranche collegate al periodo che va dal 3 di novembre per la zona rossa e all'ulteriore periodo di blocco per il periodo natalizio. Non hanno Non l'hanno ricevuto nulla mandato. ancora. No, niente. Niente, Quindi niente, ecco, ci niente. ritroviamo sempre a dover discutere delle stesse cose, nonostante il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un annuncio pubblico, ha detto che erano state bonificate a tutte le indennità previste, ancora oggi sentiamo imprenditori, e come questi imprenditori ce ne sono tantissimi, che non hanno ricevuto gli accrediti sui propri conti correnti. Sì, a voi. Ci sono altri colleghi pure che non l'hanno ricevuto. Sì, ma noi Ascoltare. sentiamo quotidianamente persone, aziende che sono affiliate ai nostri sindacati dove praticamente segnalano in associazione proprio il mancato ricevimento dei ristori promessi. Purtroppo io devo andare in pubblicità, ringrazio il nostro telespettatore da parte Vi nostra. ringrazio, scusate, volevo ringraziarvi veramente e farvi di nuovo i complimenti. E fare i complimenti in particolar modo anche all'avvocato che ho conosciuto personalmente anni fa, e so che è un avvocato eccellente veramente. Grazie, grazie. Noi continuiamo ad Grazie essere qui a voi, buona ogni serata. settimana. Un abbraccio e forza da parte da parte nostra. Devo dare la linea alla regia, torneremo tra poco. Eccoci di nuovo in studio. Durante la pubblicità stavamo parlando con l'avvocato, riallacciandoci chiaramente alla telefonata che abbiamo avuto prima. Questa persona che lavora nel campo della ristorazione ci ha detto che la cassa integrazione arriva ogni 60-90 giorni. Il datore di lavoro non ha ricevuto, no, questi ristori che erano stati promessi. Ecco, vedo dottore Scalmazzi, perché volevo chiederle proprio una cosa, dottore Scalmazzi, visto che dal governo fanno sapere che questi ristori sono arrivati ad un'ampia platea, no, di aventi diritto, però noi nella realtà stiamo vedendo che purtroppo le cose non stanno in questo modo. Allora, si può fare qualcosa per far arrivare, no, a chi di dovere la voce di queste persone che non hanno ricevuto nulla? Anche voi come consulenti potreste segnalare, no, queste distonie che ci sono, che cosa si può fare, no, per aiutare queste persone? Allora, noi come professionisti, tranne che occuparci di quelle che sono le richieste, dei ristori e quant'altro, poco possiamo fare per sollecitare gli enti. Posso garantire comunque che le parti sindacali, sia per quanto riguarda i datori di lavoro, quindi i sindacati che rappresentano le imprese, a partire da sindacati quali Confindustria, che hanno una dimensione, un peso molto più importante del piccolo sindacato che rappresento io, ma anche CNA, Confartigianato, siamo tutti ai tavoli del governo a sollecitare e fare presente le problematiche che stanno avendo le aziende sui territori. C'è anche un'associazione che è nata privata, locale, che è promossa sul territorio dai commercianti di Montalto Ufugo, che sta preparando un'iniziativa di protesta proprio per quanto riguarda le problematiche collegate ai ristori, e stanno predisponendo un documento indirizzato sia alla Presidenza del Consiglio che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché possano dare un contributo fattivo su come indirizzare le attività di rimodulazione di quelli che dovrebbero essere i ristori. Perché io speravo già che il nuovo decreto ristori, questo famoso ristori 5 di cui si sta parlando, arrivasse addirittura d'arrivo per metà gennaio. Invece, sindacati, governo, Ministero delle Finanze sono ancora seduti al tavolo per decidere le percentuali di calo di fatturato, il calcolo del ristoro, come deve avvenire e quant'altro.
E purtroppo quello che si sta palesando per i criteri che si vogliono utilizzare per il calcolo, i tempi purtroppo per i calcoli da fare, le procedure da utilizzare saranno molto lunghi prima che il denaro arrivi alle imprese. Non fare arrivare il denaro per tempo significa comunque contribuire alla chiusura delle attività che sono in seria difficoltà. Eh beh, è chiaro, lo ascoltiamo purtroppo tutte le settimane dalla voce dei protagonisti, ecco, non sono notizie che ci vengono, no, da altre fonti, ma abbiamo proprio le fonti dirette, cioè chi in effetti vive questo disagio, questo problema enorme. Intanto abbiamo anche altre richieste che ci arrivano sul nostro numero WhatsApp, ci chiedono un operaio con molti debiti, 258 euro per una finanziaria per altri 8 anni e 134 un'altra finanziaria per altri 4 anni, quindi una persona indebitata con uno stipendio di 900 euro al mese, con moglie e figli a carico, ci chiede, può avere degli aiuti? E più che Abbiamo. aiuti può andare a sfruttare la legge salva suicidi, la Ecco legge 3 perché. del 2012 si chiama Qui sovraindebitamento. abbiamo 2,58 più Sì, 134 su 900 perché sul euro. 900 euro, quindi c'è questa legge sovraindebitamento e quindi serve, c'è una procedura per far sì che il soggetto possa uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Vi consiglio vivamente di recarvi presso un vostro consulente, un'associazione di consumatori, ormai commercialisti, consulenti del lavoro, anche patronati e quant'altro vi sapranno dare informazioni. Presso la locale Camera di Commercio, che è organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per cui non ci sono le misure di sostegno per chi è sovraindebitato, vi sono misure che aiutano a uscire dal sovraindebitamento. Che cosa si ottiene con questa procedura? Che garantendovi una vita libera e dignitosa, il giudice che in ultima analisi va portata questa vicenda, e spalmerà questo debito e addirittura in ipotesi selezionate lo può anche tagliare, onde consentire al soggetto di poter esdebitarsi ed avere di che vivere lui e la famiglia in modo libero e dignitoso, come dice la Costituzione. Beh, è Per chiaro. cui ci sono, non è tanto che lo Stato vi dà un bonus, però c'è questa procedura che consente di uscire dalla crisi da sovraindebitamento. È un problema serissimo perché in questo periodo, no, di difficoltà economica molti ricorrono alle finanziarie, vanno a Sì, indebitarsi indebitarsi ulteriormente. che poi ci sono tutte sulle finanziarie perché la Banca d'Italia, una direttiva spesso dimenticata, che praticamente le finanziarie, cioè gli intermediari finanziari, non possono concedere credito per un importo superiore al 30% del reddito del richiedente. Spesso e volentieri questa norma è assolutamente dimenticata. Certo. Vi ricordo che voi potete anche accedere all'operazione di consolidamento dei debiti con una finanziaria, cioè vi recate da un altro intermediario finanziario, il quale paga questi due debiti, vi accende un debito molto più lungo in modo che la rata si abbassa. Ottenete semplicemente che pagate molti più interessi, con molti Spalmati più nel anni, tempo. con molti però diciamo con la rata più bassa, per cui vi ci serve prima, ecco, recatevi presso le Anche un. figure che vi ho detto Ecco, prima, sì, in modo bravo. che perlomeno avete anche, ecco, tutto quello che vi ho detto vi viene spiegato in modo più, diciamo, Dopo facciamo ecco. intervenire anche la dottoressa Ippolito, Ma perché come certo, consulente forse avrà avuto perfetto, anche ha avuto mano su molte. questo, Intanto certamente. abbiamo una telefonata, dottoressa Ippolito, tra poco. Pronto? Pronto? Pronto?
Salve, intanto le chiedo di abbassare il volume del televisore perché altrimenti, oggi non l'avevo ancora detto, non riusciamo a sentirci, non riusciamo a capire bene quello che lei ci chiede e magari lei non riesce ad ascoltare bene la risposta. Intanto abbassi il volume del televisore, io le chiedo subito da dove ci chiama. Pronto? Pronto? Eccoci, da dove ci chiama? Cosenza, Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Bene, volevo rispondere a quella signora di prima che parlava di cassa integrazione. La dottoressa Ippolito, sì, mi dica. Allora io ho lavorato 13 anni al nord e sono andato in questi 13 anni 7-8 volte sono andato in cassa integrazione. A me la cassa integrazione mi è arrivata dopo 7-8 mesi, senza la pandemia, perché qua stiamo facendo un po' di confusione. Allora, e poi la cassa integrazione è l'80%, non come dice la signora, di 1.000 euro, 600 euro. No, dipende. È un massimo di 1.300 euro. Non è così. Non è uno che prende 5.000 euro, 80%, no, è il massimo 1.300 euro, almeno come so io. Allora, facciamo rispondere alla dottoressa Ippolito. Chiaramente allora, perché bisogna vedere cosa. La base, no? È chiaro. Un'altra cosa. Sì. Voi parlate sempre di reddito di cittadinanza. Sì. Sempre con, ce l'avete sempre con questo reddito di cittadinanza. Forse ancora non l'avete capito. Se non c'è, io ti parlo di uno che il reddito di cittadinanza non lo prende. Cioè, se non c'è il reddito di cittadinanza, con questa pandemia... C'è la rivoluzione, forse non l'avete capito. Ma noi l'abbiamo detto prima, guardi. Come diceva quella signora, non so come si chiama là. Guardi, noi l'abbiamo detto, sì, è chiaro, noi non è che ce l'abbiamo con il reddito di cittadinanza, noi diciamo che è una misura importante, l'abbiamo detto già prima. Un'altra cosa, tutti questi imprenditori che perdono tutti questi soldi, cioè 5-6 mesi fa, 20.000 imprenditori, 20.000 imprese hanno fregato lo Stato con la cassa integrazione e hanno fatto andare a lavorare gli operai. Questo lo sapete voi. Allora andiamo per ordine, facciamo rispondere alla dottoressa Ippolito sulla cassa integrazione e sugli importi, dottoressa Ippolito, chiariamo anche questo, ok? Prego. Allora, in qualità di rappresentante dei lavoratori e della Confael, io naturalmente mi devo fare da portavoce un po' delle problematiche che hanno i lavoratori in questo momento. La cassa integrazione è parametrizzata, cioè il quantitativo di soldi che arriva dalla cassa integrazione si basa in base al contratto di lavoro, ore di lavoro e all'imponibile. Su una media, diciamo, di un dipendente che prende come netto 1.000 euro, non sono arrivati più di 670-700 euro. Questo è quello che stanno prendendo, non ogni 30 giorni come mediamente percepisce un dipendente in un'ordinaria attività che svolge quotidianamente, ma sta arrivando la cassa integrazione, per esempio presentata ad ottobre, sta arrivando, è arrivata a fine dicembre, metà di gennaio. Quindi per chi ha comunque, questo era oltretutto il mio messaggio, per chi lavoratore ha comunque preso degli impegni, ha un mutuo sulle spalle, una rata di una macchina da pagare, non è adeguata la misura perché comunque per quando possa bloccare la rata del mutuo non si possono bloccare le bollette, non si possono bloccare le restanti spese che sono comunque fisse e che ognuno di noi si fa anche in base alle entrate che mensilmente e mediamente percepisce. Questo era il messaggio che io volevo dare oltretutto alle istituzioni ed è come misura la più inadeguata rispetto a tutto il resto. Non è che io ce l'ho con chi percepisce il reddito di cittadinanza, ma non si può pensare di non poter erogare i buoni spesa che stanno adesso dando al comune e ai cassi integrati solo perché sono in cassa integrazione e hanno già
qualcuno che li paga, perché bisogna vedere anche quando prendono i cassi integrati. Ci sono cassi integrazione da 100 euro, da 90 euro, da 200 euro, da 300 euro. Quindi questa è veramente una misura proprio disagiante, per alcuni proprio veramente siamo alla fame, perché bisogna considerare che ci sono rapporti di lavoro di 2 ore giornalieri, c'è persone che hanno contratti di assunzione di 2 ore al giorno, di 1 ora al giorno, quindi le casse integrazioni che percepiscono sono in base ai contratti di lavoro e alle ore che sono assunte, per questo è inadeguata la misura. Magari rispetto anche a quello che ordinariamente fanno. Beh, è chiaro, il mondo del lavoro è molto variegato, per cui non c'è non una ci misura. Sono gli stipendi da 1.500-2.000 euro per tutti. Ecco, magari uno va in cassa integrazione con l'80%, con uno stipendio di 2.000 euro è un conto. Se uno ha un contratto di 2 ore al giorno e va con 100 euro in cassa integrazione che ti arriva dopo 30... Sì, ma 30, non c'è 60, la sicurezza. Ecco. Chi ha uno stipendio netto di euro 1000 in cassa integrazione ci va con la decurtazione del 30%, mediamente a 700 euro, ovviamente ognuno basa la sua vita e anche le scadenze, quindi rate di macchine e quant'altro, su quello che percepisce. Una cassa, un reddito decurtato del 30%, nemmeno regolare, ecco che la famiglia va in default, cioè questa è la situazione, quindi diciamo c'è chi è fortunato come il telespettatore che è stato proprio un orologio la cassa integrazione, forse perché la percepiva al nord, però diciamo l'attualità non è così, ecco. Purtroppo, e poi non c'è nulla contro il reddito di emergenza, anzi noi ne parliamo dall'inizio. Sto dicendo tutto deve essere regolare, è chiaro. Come regolare il pagamento mensile del reddito di cittadinanza dovrebbe essere regolare e salvavita anche coloro che sono in cassa integrazione. Così anche non perché è. Non hanno diritto ad avere non altre hanno diritto misure. Chi è in cassa integrazione, come abbiamo detto, il buono spese e tanti altri, poiché risultano occupati, sono assolutamente esclusi e molto probabilmente prendono di meno di chi ha altri tipi di sussidio, però questa è la realtà. Purtroppo. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, sono sempre io, sempre quello di prima. Prego. Sì, prego. Quindi ha chiarito la dottoressa Ippolito il fatto delle percentuali, no? Dipende poi dallo stipendio. Dallo stipendio base. Dallo stipendio base, che non sono tutti uguali, diciamo. Certo, ma sì, ma è sempre l'80%. Ma l'80% di 400 euro, vi rendete conto che uno deve andare con una pistola a fare una rapina? Quindi la dottoressa Ippolito diceva che ci vuole equità. Questa cassa integrazione, anche se è da fame, non viene erogata mensilmente, per cui uno... La percezione di quello non lo ha nemmeno regolare. E si stava dicendo che se lo Stato... Me l'hanno data dopo 8 mesi la cassa integrazione. Lui dice che anche anni fa arrivava in ritardo. Quella che ride là, scusa. Non ride nessuno, chiedo scusa, guardi. Noi la stiamo ascoltando con educazione, ma pretendiamo la stessa cosa, grazie. Prende 400 euro, capito? Cioè non è che lo Stato ci può dare 1.000 euro, scusa. Bravo, avete ragione, perché se uno prende... avete ragione, se... un lavoratore no, prende 300 euro, perché lo Stato gli deve dare 700 euro? E avete ragione, però questo principio deve valere per tutta la popolazione. Quindi è una questione di equità. No, però è una questione per tutta la popolazione, però deve essere per tutti uguali. Il 60% invece è l'80%, ma a prescindere uno quanto prende. Vabbè, abbiamo capito il suo punto di vista, io la ringrazio per questa telefonata, chiaramente è stato chiarito, è giusto, insomma, noi facciamo intervenire tutti, però insomma sempre con educazione, sempre con la massima apertura. Ecco, la democrazia gli facciamo parlare a tutti quanti, però ognuno è questa una platea. Noi ringraziamo tutti quelli che intervengono ed è giusto che si chiariscano anche però. Alcune cose, perché magari qualcuno che non sa come funziona la cassa integrazione, noi abbiamo i consulenti che lo fanno quotidianamente per mestiere, quindi insomma
sono, ascoltano delle situazioni diverse, variegate, non sono tutte uguali, ecco, le situazioni, ci sono delle situazioni davvero drammatiche. Drammatico, ognuno parla... Cioè in base alla propria esperienza. In base alla propria esperienza e per quello che gli duole. Ecco. Purtroppo. Ecco, quindi, ecco. Servono i consulenti perché sono asettici, ecco, perché non devono avere emozioni. Ecco, ecco certo, ne ascoltano tantissime, ecco, certo, no? Certo. I consulenti durante la giornata, ma è giusto insomma chiarire alcune cose, noi siamo aperti a tutti. Diamo una bella notizia, una buona notizia finalmente, no? Parliamo di questa pensione di invalidità al 100% anche per il 2021? Sì, quella la stanno erogando perché dovrebbe essere già a tappeto, quindi il raddoppio per chi è invalido al 100%, praticamente il raddoppio della pensione di invalidità assoluta al 100%, per cui già dovrebbe aver raggiunto tutti i beneficiari con gli arretrati a far data da luglio 2020, quindi questo certo. Senz'altro. C'è anche un aumento per quanto riguarda invece gli inabili, quindi la pensione di inabilità, okay. Perché ricordiamo, la Corte Costituzionale ha raddoppiato l'indennità per quanto riguarda l'invalidità civile al 100%, lasciando fuori le altre categorie, benché diciamo pregiudicate da invalidità. Anche per quanto riguarda l'inabilità, vi sono degli aumenti che vengono adottati a richiesta e che si hanno con un limite di reddito che, come abbiamo detto e ricordiamo, sono per il singolo sono praticamente 8.400 euro, che raggiungiamo i 14.000 euro se sono coniugi, che sono due componenti Perfetto. Del nucleo familiare, per cui questo qui, diciamo, questi aumenti vengono riconosciuti a domanda. C'è un altro aumento che si ha per tutti coloro, il cosiddetto assegno di vedovanza, cioè tutti coloro che percepiscono l'assegno di reversibilità, quindi per morte del coniuge, che sono naturalmente in attività lavorativa e hanno una inabilità, hanno diritto ad un aumento rapportato ad oggi che è di circa 54 euro al mese, con gli arretrati di 5 anni fino a 3.400 euro. Però devono essere in attività? Devono essere in età per essere utilmente collocabili al lavoro, ma hanno un'invalidità lavorativa. Okay. Perché altrimenti, ecco, non è per tutti, ecco, non diciamo. È per tutti, però diciamo una larga fetta di popolazione che sono diventati vedovi o vedove, certo. Diciamo in età ancora lavorativa. Questo beneficio si ottiene solo a domanda, per cui tutti coloro che hanno interesse, questi requisiti, quindi patronato in cui verificano la sussistenza dei requisiti e le domande partono online. Perfetto. Ancora è stato emanato dall'INPS, che cosa? Borse di studio. Ne parliamo tra poco perché abbiamo una telefonata. Perfetto. Pronto? Buonasera, io ho richiamato prima. Volevo sapere dall'avvocato un'informazione sulla se c'è stata una proroga sulle scadenze delle esenzioni ticket per patologie, o quando scadono o se vanno prorogate. E poi volevo farvi complimenti perché me ne siete venute alle mie parole, sia la dottoressa Ippolito, sia l'avvocato Rodriguez. Quello che volevo dire io, forse non mi so spiegare, preso dal nervosismo, chi è la cassa integrazione, chi come me lavora con uno stipendio basso, siamo esclusi da tutto, da buoni spese. Se ci pagano in ritardo, noi non possiamo fare nessuna domanda, perché comunque, volendo o nolendo, abbiamo un GUD, abbiamo un ISEE, abbiamo una busta paga, quindi siamo esclusi da tutto, o guadagni poco, o guadagni tanto, o ti pagano in ritardo, tu sei escluso da tutto, come quello della cassa integrazione, però poi ti fa rabbia che viene pagato preciso e puntuale il reddito di cittadinanza e il reddito d'emergenza, che guardate che non è che prendono poco con queste cose, obiettivamente reddito di cittadinanza, chi ha un figlio o due, prende più di un lavoratore assunto con busta paga, e questa è la pura verità. Quando lo Stato
dovrebbe impegnarsi soltanto a fare una cosa. Tu devi essere presente con me tutti i giorni. Io voglio sapere tutti i giorni cosa fai. Non ti posso pagare gratuitamente. Anche che ti stai in un ufficio seduto con le braccia conserte, ma devi essere presente da qualche parte. Non posso fare che tu vai a lavorare in nero e guadagni due mensilità. Grazie, buonasera. Grazie, grazie a lei. Insomma, quello che dicevamo. Sentire comune anche il telespettatore. Beh, no? Chiaro. La domanda era sulla proroga del... Guardate, non c'è proroga di ticket per patologia. Per patologia l'unica accortezza che bisogna avere, siccome c'ha scadenza, quindi... Non è che vi devono prorogare prima della scadenza, vi sate, perché mi pare che sia un numerino che viene messo, un timbro, vi viene riattivato. Il ticket per patologia non decade mai, semplicemente che poi per portarlo in farmacia o al medico curante c'è un tesserino che rilasciano, diciamo, c'è un ufficio all'azienda sanitaria, ora non vi saprei indicare qual è. E praticamente quel codice che ve lo rinnovano, non va a scadenza perché purtroppo è per patologia. Quindi le patologie... ma stiamo parlando naturalmente di ticket per patologia, stiamo parlando di patologie che sono croniche, diabete e quant'altro, ipertensione, queste... eccetera, eccetera. Mentre invece chi ha una patologia specifica e quindi esente per quel tipo di malattie che sono salvavite, lì non è che c'è proroga, fino a quando persiste lo stato morboso, quindi la patologia, gli è assicurato. L'unica accortezza è che praticamente questi codicini che si hanno vanno a scadenza o a revisione, però con anticipo uno fa la domanda perché... Quindi l'ASP di... Di riferimento, quindi non c'è proroga. L'unica cosa è che laddove gli uffici per il rinnovo, non soltanto di questa documentazione, causa Covid non vi è accesso, ovviamente la vigenza di queste autorizzazioni, quindi questo per il TIC, viene prorogata fino a quando non riaprono, ecco, perché non adesso molte autorizzazioni emergenza. Non le stanno perché causa Covid e quindi sono prorogate. Ma vi sto parlando che sono prorogate anche il pagamento del ticket auto, cioè adesso fino a marzo, se a marzo si aggiusta la situazione, diciamo, sanitaria, spera. Altrimenti viene il pagamento, ecco, viene prorogato, per cui tutte queste autorizzazioni, che per oggettive impossibilità, perché proprio sono chiusi per evitare assembramento e quant'altro, sono prorogate, però diciamo non c'è mai decadenza, ecco. Ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità. Perfetto. Torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio per l'ultima parte di questa trasmissione. Avvocato, stiamo parlando delle novità che riguardano anche gli studenti. Sì, gli studenti, che è molto importante perché in questa fascia di reddito di possibili beneficiari vi sono le famiglie fino a un ISE di 40.000 euro. Ok. E quindi vi è da parte dell'INPS fare la domanda online o tramite patronato, si hanno diritto fino a 2.000 euro per i figli universitari iscritti all'università, quindi per le spese da sostenere per i figli all'università. E vi è invece un bonus fino a 1.000 euro per i figli che devono sostenere un corso o una specializzazione post laurea, per cui per chi è in vigenza di studi fino a 2.000 euro, per i figli post laurea 1.000 euro. Quindi questo è un bonus che si dà a tutti coloro che hanno una certificazione ISE fino a 40.000 euro, per cui questo approfittatene perché sono soldi che... Cosa devono fare? Cosa devono fare? Patronato, per cui devono portare il certificato ISE perché ne usufruiscono fino a 40.000 euro. Naturalmente più si scende più sale la quota di quello che percepiscono, stessa cosa, semplicemente questo devono portare. Quindi stato di famiglia e certificazione ISE, vi conviene, perché vi fanno la domanda online, andare a un patronato in modo molto molto semplice e va rivolta alla sede, lo sa il patronato naturalmente,
o alla sede INPS più vicina che voi avete, però sapete che in questo periodo si manda tutto quanto online perché non Certo. avete proprio modo di accedere ad uno sportello dove depositare la domanda cartacea. Si accede anche al modulo tramite internet per chi lo sa usare. All'INPS si chiede questo bonus studenti per cui escono le domande, proprio i propri modelli da compilare, da editare a video e per cui si può mandare, altrimenti molto semplicemente patronato mandano. Perfetto, io volevo far intervenire la dottoressa Ippolito perché c'è una domanda in sospeso. Abbiamo parlato prima della legge salva suicidi Sì. sulla base, insomma, di questa segnalazione di questo operaio che si era indebitato, no, con due distinte finanziarie per andare avanti, insomma, per pagare, no, fare delle spese quotidiane con dei figli a carico. Presso la vostra associazione arrivano molti lavoratori che, ahimè, soprattutto in questo periodo difficile, sono sovraindebitati, quindi voi li aiutate, no, anche ad uscire da questo tunnel, perché poi è un vero e proprio tunnel. Quando tempo fa qualcuno ci chiamò proprio in questa trasmissione, lo ricordo ancora, avvocato, aveva cinque finanziarie Sì, aperte, io ancora sono a ricordo. rischio usura, Sono a rischio di finire sotto usura, Quindi anche presso la vostra associazione, dottoressa Ippolito, arrivano persone che vivono questo ulteriore disagio, perché si tratta purtroppo di un ulteriore disagio. Assolutamente sì. È una misura che naturalmente stanno usufruendo in molti, soprattutto da quando è iniziata questa crisi pandemica. Abbiamo notato che effettivamente ci sono molte più richieste e molte più persone, famiglie che si recano proprio presso diciamo, le sedi di competenza che vogliono maggiori informazioni su come bisogna avviare la procedura, su quali siano i requisiti che naturalmente sono richiesti e se soprattutto la probabilità che hanno affinché la procedura abbia poi esito positivo. E diciamo che poi col nuovo anno questa procedura non è che si sia resa più facile, diciamo, da essere ammessa. Però a quanto pare ci siano più probabilità che vadano, che diciamo, si completi con esito positivo, perché mentre prima era richiesto di avere che naturalmente la debitoria complessiva si faceva poi diciamo, un calcolo e poi naturalmente quello che usciva fuori come debitoria complessiva bisognava poi garantire anche bisogna avere anche una capacità reddituale per poter poi sostenere la rata che ne usciva dalla procedura stessa. Attualmente, a quanto pare, non è necessario nemmeno quello, quindi è una procedura ancora più facilitata e quindi effettivamente sì, abbiamo notato che ci sono molte, molte più richieste. purtroppo, insomma, abbiamo dato qualche buona notizia, purtroppo ci sono ancora queste brutte notizie come l'indebitamento, no, delle famiglie, avvocato, perché questo è un altro argomento che tocca tante famiglie, tante imprese, il Sì, default. l'indebitamento, perché poi vorrei far intervenire il dottore Scalmazzi perché la nuova definizione da parte della Banca d'Italia di default, sia per quanto riguarda i soggetti, diciamo, privati, che per quanto riguarda anche, diciamo, le aziende, Sì, quindi questa sì, i debiti privati, definizione, ecco, sì. sì. Volevo solamente dire a proposito di indebitamento che hanno ulteriormente rispetto alla scorsa settimana, quest'altra settimana, sulla morosità incolpevole. Voglio ricordare che arrivano richieste in associazione, però la morosità incolpevole che cosa significa? Che chi ha un ISEE non superiore a 26.000 euro ed è destinatario di uno sfratto per morosità, cioè praticamente è in arretrato con il pagamento e quindi già il proprietario ha avviato, può, ha, non può, ha da parte dello Stato
fino a 12.000 euro, perché da 8 è stato passato a 12, per pagare la morosità. Per cui tutti coloro che sono purtroppo destinatari di atti di sfratto per morosità, per mancato pagamento, ricordatevi che c'è, per fortuna, che c'è questa legge che è stata rifinanziata, e siamo passati, fermo restando l'ISE fino a 26.000 euro, fino a 12.000 euro vi dà lo Stato per pagare la morosità, per cui evitiamo che vi buttino in mezzo alla strada. Questo, ecco. Salutiamo chi è in linea intanto. Pronto? Sì, sono Antonio da Cosenza. Benvenuto. Chiamo spesso. Prego. Vorrei sapere dall'avvocato che l'invalidità inabile me l'hanno data, l'aumento. La invalidità che ce l'ho qua, la norma di legge è proprio quella, ditemi. Volevo sapere, soltanto gli arretrati ancora non mi hanno dato. Ah, voi siete invalido civile al 100%. Inabile. No, quello è diverso, vi sto dicendo, quello che abbiamo detto prima è l'invalidità al 100%. Voi siete inabile. Sì, ma me l'hanno data. Gli hanno fatto la richiesta. Perfetto. Gli arretrati quando gli arrivano, dice. Dovete aspettare, però vi arrivano. Molto probabilmente, perché voi, come ho detto prima, avete un reddito, se siete singolo, non superiore a 8.469, se siete coniugato, non superiore a 14.447. No, io sono che il 6 è 0. Non sono riuscita a capire. Siete in questi parametri di legge. Quindi lei voleva sapere quando vi arriveranno questi arretrati? Sì, perché da dicembre mi hanno cominciato a pagare l'aumento. Quindi hanno cominciato da dicembre? Perfetto. Ricordo che da novembre dovevano incominciare innanzitutto a pagare come con l'aumento, con gli arretrati da luglio 2020. Purtroppo ci sono proprio intoppi burocratici, cioè lentezze burocratiche. Ce l'abbiamo sempre, la burocrazia. Anche perché tenete presente che l'INPS, come sapete, ma non è una giustificazione, perché il discorso che facevamo prima, i soldi che devono essere dati al cittadino devono essere dati. L'INPS è stata interessata ed è interessata da tutti questi bonus che in periodo di pandemia devono essere erogati, per cui ecco, tutto quello che è di competenza è molto aumentato, ma non è una giustificazione ovviamente. Però questi arretrati arriveranno, non si sa. No, è un diritto, no, che li riceverete, speriamo a brevissimo, perché doveva essere proprio un automatismo di legge, aumento con arretrati alla prima mensilità. Il telespettatore ha preso l'aumento, però gli arretrati però vi arrivano, è un diritto che non perdete ovviamente. Quindi arriveranno. Grazie, è stato gentilissimo. Anzi, facciamo una cosa, visto che so che lei ci segue tutte le settimane, faccia sapere, perché magari così ci sono tante altre persone che sono nelle sue condizioni, che magari hanno ricevuto l'aumento ma non ancora questi arretrati. Quindi già quando si smuove un ingranaggio, no, è una buona notizia poi per tutti quanti, certo. Va bene, grazie. Grazie a lei, buonasera. Grazie per aver telefonato. Lei voleva far intervenire prima per il default, il dottore Scalmazzi, ed è con effetti deflagranti comunque per noi. Prego, dottore Scalmazzi. Allora, il Covid ha causato già un buco di 174 miliardi di euro imprese italiane. È stata pubblicata proprio una settimana fa un'indagine statistica fatta da una delle principali società di revisione di bilancio a livello europeo, e la crisi sanitaria pesa sulle aziende italiane in questo momento già per 174 miliardi di perdite. Se a questo associamo la normativa europea entrata in vigore il 1 gennaio, cui tutte le banche hanno dovuto adeguarsi, oggi per un privato andare in sofferenza significa avere uno scoperto in banca di 100 euro per un periodo di 90 giorni. Per un'impresa il dato ancora più preoccupante è che questa scopertura nell'arco di 90 giorni, se è superiore a 500 euro, causa una segnalazione a sofferenza dell'impresa stessa. Cosa significa questo? Significa che un imprenditore, se si dovesse dimenticare di qualche conto corrente, che per via delle spese
diventa, va in negativo e non si mette in contatto con la banca, non si allerta e questo conto non viene effettivamente poi nei 90 giorni coperto, si potrebbe ritrovare segnalato a sofferenza come un cattivo pagatore e in automatico vedersi anche revocare le linee di credito che c'ha attive presso altri istituti di credito. Quindi in questi periodi già di difficoltà economica, non riuscire, no, ad accedere alle linee di credito, Sì, ma è molto semplice difficile. in questo periodo che chi poteva ha dato fondo assolutamente alle proprie casse, quindi ai propri risparmi, alle proprie giacenze sul conto Vabbè, è corrente chiaro. bancario, per cui o interessi passivi o qualunque altra cosa, soprattutto in questo periodo, quindi che si esce, stiamo vedendo che si passa da 100 a 500 euro, quindi somme veramente piccole. Quindi per queste somme piccole, quindi non stiamo parlando di centinaia di migliaia di Certo. euro di splafonamento, e quindi andare a penalizzare anche questa generazione che si è trovata nella pandemia, significa creare tutta una fascia di popolazione che praticamente non avrà più accesso al credito, con tutti i risvolti sociali, per cui moltissime persone che sono in età giovane, che quindi vorranno farsi una famiglia, non avranno accesso per il mutuo, non avranno accesso per l'acquisto auto, no? Con tutti i risvolti negativi per chi produce questi beni che devono essere acquistati. Per cui anche questo, ecco, l'attenzione, in questa situazione. Anche la nuova definizione di default, che non abbiamo capito questa definizione di indebitamento, la banca che sa benissimo se la figura del cliente, sia esso persona fisica o no, il rating bancario significa questo, quindi è la banca che valuta se il cliente privato o titolare di partita IVA, persona giuridica, sia solvibile o meno, Certo. quindi la crisi di illiquidità non è mai stata, diciamo, a base per mettere a sofferenza, perché ricordiamocelo che la segnalazione in centrale rischi è sempre, ci voleva sempre che il soggetto fosse in una situazione di illiquidità, ma non liquidità temporanea, che non potesse far fronte proprio alle obbligazioni assunte, quindi fosse incancrenita quella situazione, quasi uno pseudo fallimento. Allora in quello doveva la norma esistente. E la cosa incredibile è che le direttive della Banca d'Italia ci dicono questo che ho detto prima io, che praticamente il soggetto per essere segnalato si deve accertare che abbia l'impossibilità di assolvere alle obbligazioni, non temporaneamente, definitivamente, Definitivamente. mentre invece le disposizioni europee, entrate in vigore dal 1 gennaio 2021, ti dicono che uno è in default per il semplice fatto che mi rimane scoperto per 90 giorni di 100 euro oppure di 500, no, 500 euro che è un'azienda. In questo periodo andare a Ci fare più. siamo, insomma, No, andare a fare ecco. veramente una sanzione così Certo. esplosiva, che cosa succede? Una fascia di popolazione di qui a breve sarà esclusa dal credito e ci sarà, non lo so, che rivoluzione sociale, perché non si avrà più accesso a nessuna forma di acquisto. Autovettura, Certo. cellulare, anche un cellulare di 100 euro, non ci sarà nessuna finanziaria che lo finanzierà, per cui ci sarà proprio i produttori di beni e servizi che avranno loro, ecco, un Ci sono default. delle decisioni assunte da organismi scollati totalmente Scollati, dall'area. sanno, dalle Quello. Seychelles decideranno praticamente le Probabilmente perché. sorti della popolazione, però non si calano, diciamo, non fanno una passeggiata in mezzo alla strada, in mezzo alle vetrine che sono tutte quante chiuse, domandandosi il perché. Infatti, quindi cioè, 100 euro per una persona, cioè ci può stare in questo 500 euro per In questo un'azienda, periodo ci può stare a ci deve voglia, insomma, stare, perché abbiamo visto le difficoltà di ci tutti, però deve da qui stare. a precludere, no, la possibilità di accesso alle linee di credito, davvero ce ne vuole. Salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Buonasera, una domanda all'avvocato. Prego, da dove ci chiama? Cosenza. Benvenuto, prego. Cioè, avvocato, allora,
Io ho fatto la domanda di invalidità 100%, sono invalido 100%. L'ho fatta dopo il 20 ottobre. 2020? Sì, sì, 20 ottobre. 2020, sì. Scorso ottobre, ok. Prego. Sì, sì, 2020. Ora. 2020. Allora, però io vado al CAF e ancora mi dici che è sempre... È troppo giovane ancora. Ma è possibile che sono passato 3 mesi e ancora... È possibile. Quindi la... Allora, domanda... anche prima del Covid, fra la domanda che online ha presentato il vostro medico di famiglia per richiedere per voi... secondo delle patologie e dei codici che il vostro medico di famiglia ha trascritto sulla domanda online e ha chiesto all'INPS e per essa la commissione di prima istanza che veniste voi sottoposto a visita medica per accertare, diciamo, le patologie invalidanti, sì, da farvi riconoscere una invalidità pari fino al 100% naturalmente. Sì, ma... Sì. Però se non vi fanno la visita e quindi che voi avete presentato a ottobre, già prima del Covid... No, io già c'ho il 100%, già ho fatto già, la visita. Già l'avete avuto a... Sì, ho capito, scusate. Fa, che... Però siccome ero ancora in cassa integrazione, ero in... Non cassa integrazione, era... Sì, in cassa integrazione. No, quando mi licenzia era in disoccupazione. Poi finito. Vabbè, riavvolgiamo il nastro. Chiedo scusa perché forse abbiamo capito. Allora, lei... La problematica qual è? Ecco, nel 2020... Cosa lamentate voi? Che dal 2020... Lamento che dopo che è finita la disoccupazione... Dopo che è finita la disoccupazione, ad ottobre, il CAF mi ha fatto fare subito la domanda. Ma io già ce l'avevo già prima anche il 100%. Però il CAF mi diceva, siccome tu prendi una certa cifra, non te l'accetteranno mai il 100%. No, è che vabbè, non c'entra assolutamente nulla. Se voi siete invalidi al 100%, verrete riconosciuti invalidi al 100%. Molto probabilmente, se espletate attività lavorativa, dipende, perché voglio ricordare, non tutti gli invalidi al 100% sono incollocabili al lavoro, perché voi avete non un'inabilità lavorativa al 100%, avete un'invalidità al 100%, quindi diciamo che non significa nulla, eh. Bisognerebbe vedere che cosa fate, la contrattazione collettiva, quello che non c'entra nulla il fatto del riconoscimento del 100%, sì. Che non ve lo riconosco, come se, a parte che ve l'hanno già riconosciuto, ma non c'entra niente questo, dovete farvi assistere. Ma non è che assistere. Riguarda al 100% il raddoppio forse della no, somma? No, sta parlando, allora. Forse scusate. Non ho capito bene. Sta parlando che allora, praticamente, siccome gli è finito il periodo di... Ho fatto il chemio e fare tutto il procedure della chemio e tutto quanto. Poi ci ho messo la... Ma scusate, è una invalidità 100% per legata malattia tumorale? Forse. Sì. Vabbè, ecco. Però vi dovete... allora, infatti bisogna... Allora, sì, rettifico. La invalidità al 100%... si riconosce purtroppo, si riconosce ai malati oncologici quando voi vi dovete sottoporre a una terapia d'urto praticamente contro la malattia oncologica, e siccome vi dà, oltre a questo, ci sono altre diciamo premialità, anche l'indennità di accompagnamento, vi danno anche l'accompagnamento, vi danno. Sì, l'ho presi tutti, sì, perfetto. Per cui che cosa succede? Se il protocollo terapeutico vi lascia, diciamo, esiti molto invalidanti, non ne vedrete purtroppo la fine di questa indennità che vi hanno riconosciuto. Allora, se invece viene stabilizzata la malattia e voi addirittura riprendete al lavoro, è ovvio che quella vi viene tolta, ma è ovvio questo. Quindi è legata, è legata alla malattia. Oh, perfetto. Ok, quindi siamo riusciti a capire allora, questo.
Scusate, io l'ultima visita che ho fatto con l'avvocato, mi hanno dato 100% okay. di invalidità. Di invalidità, perfetto. Oh, però mi diceva l'avvocato, siccome tu prendi ancora lo stipendio, che prendeva 700-800-900 euro, non la, anche il caffè non te la danno. Perché è legato al reddito, ma io... Perfetto, esatto. Perfetto. E quindi ho fatto la domanda ad ottobre. Quindi è normale che ancora... Sì, i tempi sono questi, abbiamo capito qual è il vostro okay. dubbio, era semplicemente una domanda, viene influenzato quello che mi dovrebbero dare da un'indennità per invalidità al 100% dal reddito? Sì. Quindi viene influenzato. Certo. Io la ringrazio. E per... quindi per la tempistica vi dovete semplicemente poi rapportare sempre col patronato, ovviamente. Ah, ma non... No, ma prima era 60, ma è 120. No, non è questo, c'è un po' di ritardo causa Covid. E praticamente se vi chiameranno un'altra volta a visito, eccetera, eccetera, nemmeno la farete oggettiva, nemmeno vi toccheranno, per cui sarà solamente documentale. Documentale, però la sì. tempistica... A me veramente l'avvocato mi ha detto che tu c'hai 100% a vita. E allora mi dispiace, ma se avete questo allora non ve la tocca nessuno, però rapportatevi col patronato per seguire sì, bene sì, quello sì, che fa l'inizio. No, volevo sapere se i tempi ci siamo, tempi di ritardo sono quelli consueti. Purtroppo sono quelli. Purtroppo sono quelli consueti. Io la ringrazio perché siamo davvero quasi in chiusura, c'è un'altra domanda che riguarda sempre le invalidità. Dove ci si deve rivolgere per un ricorso di invalidità che mi viene continuamente rinviato? Domanda secca, quindi un ricorso sull'invalidità. No, rinviato vuol dire che c'è qualche problema in tribunale, o causa Covid, o perché dovete rivolgervi al vostro avvocato che vi ha fatto il ricorso, o ai legali del patronato presso cui il ricorso è stato redatto e depositato, questo, e quindi non c'è un luogo dove vi potete rivolgere, al tribunale per andare a chiedere in cancelleria, ma in questo periodo l'accesso per fare queste verifiche è molto molto difficoltoso, al legale che vi ha fatto il ricorso. E ci dobbiamo fermare, allora io ringrazio Marielle Ippolito e Cristian Scalmazzi, grazie dottoressa Ippolito. Grazie a voi, buona serata. Buona serata anche a lei, grazie al dottor Cristian Scalmazzi, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie come sempre anche a lei, avvocato Rodighiero, per i preziosi consigli. Noi ci speriamo, prossima settimana saremo ancora qui per buone notizie. Speriamo, solo speriamo. Buone notizie. Speriamo solo buone notizie. Buone notizie. Grazie avvocato Rodighiero e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.